Sì, adesso si sente. Va bene, lo tengo in mano il microfono così mi sento meglio. Benvenuti ancora, bentornati, anzi, perché dopo la pausa pranzo, che lo dico a chi non c'era stamattina, abbiamo stamattina iniziato alle 10.30 con la prima parte di cui vi faccio una brevissima sintesi. Abbiamo raccontato che cos'è stata la società civile in Italia negli ultimi 20 anni, specialmente alle sue origini, con Nando della Chiesa, che come tutti sanno è stato un po' il fondatore a Milano 20 anni fa, appunto, del movimento società civile. E all'interno di questa cornice che Nando stamattina ha perfettamente delineato, noi abbiamo inserito la storia di Città Insieme a Catania, che sull'onda della società civile di Milano, di Città per l'Uomo di Palermo, allora il 27 novembre del 1987 ha cominciato la sua attività. Questa storia stamattina non è stata narrata da una sola voce, ma è stata una storia polifonica, direi, perché i vari soci di Città Insieme, sia passati, ma come diceva Giuseppe Lentini stamattina, che è passato da Città Insieme, ripeto le sue parole, che per lui sono vere anche per me, spero anche per gli altri, e ha acquistato una certa manicatura, un certo atteggiamento riguardo ai problemi della realtà e soprattutto della nostra città. E allora sia da questi soci che non ci sono più presenti, come anche dagli altri presenti, abbiamo delineato un po' alcuni flash su quella che è la storia del movimento, che voi in qualche modo vedete proiettata davanti a voi qui in questo schermo, che ha un suo sonoro, ma l'abbiamo lasciato scorrere solo perché mette a fuoco alcuni momenti salienti dell'attività del movimento a Catania dal 1987 fino ad oggi. Dico anche che, se ne sono rimasti, non lo so, all'ingresso abbiamo dei librettini verdi o verdini che in qualche modo sintetizzano attraverso documenti vari la storia del movimento. Se ce ne sono ancora potete benissimo metterli fuori. Dico anche, e grazie al giurato me ne sarà grato, che sia il movimento e tutte le sue attività, come anche questa attività che certamente ha le sue spese, è autofinanziato, e che quindi se qualcuno nella cassetta che c'è all'esterno vuole darci qualche mezzo euro per finanziare la serata, la quale ci costa un tantino, non vi dico quanto, ma non ci interessa assolutamente questo, collabora anche in qualche modo a ciò che il movimento fa. Questo abbiamo fatto stamattina, ci sono stati stamattina ben 37 interventi, dico 37 che sono rimasti fortunatamente nell'ambito dei 3 minuti, e quindi siamo riusciti più o meno a gestire in maniera abbastanza veloce e abbastanza simpatica la situazione. Chiuso il capitolo della mattinata, pranzo, siamo qui. Ecco, stasera noi abbiamo al tavolo ancora Nando della Chiesa, che ringraziamo per la maratona che sta facendo durante la giornata, Anna Finocchiaro, Pancio Guardi e Alfio Sciacca, il quale coordinerà questa sera questo dibattito su politica e antipolitica, il ruolo della società civile oggi. Come tutti voi sapete, è un argomento molto interessante, reputo molto attuale, anche perché i politici in qualche modo, forse qualche volta, guardano in maniera un po' sospettosa la società civile. La gente che fa società civile vorrebbe essere presa più in considerazione, non solamente quando fa il motore da spinta, ma quando anche propone e dà delle dritte perché i partiti facciano politica sul serio. Vedremo un tantino cosa ci diranno i relatori, ognuno dei quali ha certamente alle sue spalle una grande esperienza sia di politica come anche di società civile. Pancio Pardi, Nando della Chiesa, Anna Finocchiaro. Io vi ringrazio moltissimo, ci saranno degli interventi certamente, già me ne sono arrivati alcuni sul tavolo, fuori ci sono dei foglietti, ci si può andare a prenotare e selezioneremo gli interventi in modo da non allungarli troppo e li faremo durare non molto, in modo che possano essere esaurite tutte le richieste o quasi che ci verranno fatte. Ho finito, al tempo in cui dovete stare voi. Siccome abbiamo chiacchierato un po' con Alfio Sciacca, che più che farvi fare una relazione, probabilmente lui vi farà delle domande e quindi ravviveremo in questa maniera il discorso, questo io lo lascio alla
attività, alla iniziativa e all'abilità di Alfio Sciacca, che è coordinato per il discorso. Grazie, volevo dirvi un buon divertimento, ma vi dico buon ascolto. Grazie. Grazie per questa giornata, gli ospiti che ha già presentati padre Resca, quindi non c'è bisogno di aggiungere altro. Lui l'ha già detto, è inutile fare una relazione che avete dall'altra parte un pubblico che ascolta delle relazioni. Cercheremo di utilizzare una formula un po' diversa. Io vorrei brevemente fare una piccolissima considerazione che è di due minuti appena. Probabilmente l'avete visto anche questa mattina, ma lo vediamo anche dalle immagini che scorrono sopra le nostre teste. Città Insieme ha 20 anni, sui primi 20 anni. Dicevo l'altro giorno con padre Resca, quando Beppe Grillo faceva solamente il comico, padre Resca e Città Insieme già c'erano. E questa è una considerazione oggettiva. Il dato però che emerge dopo 20 anni, è, per andare subito senza tanti fronzoli alla sostanza del problema, che assistiamo al fenomeno Grillo, ma contemporaneamente notiamo una certa stanchezza nell'attività di Città Insieme come nell'attività dei movimenti. C'è una certa difficoltà a produrre lo stesso tipo di iniziative che si producevano in anni passati. Ricordiamo Città Insieme a Catania ha avuto un ruolo da protagonista in alcune stagioni particolari della nostra vita politica e civile, dalle battaglie contro Vinto Santa Paola, quando quel nome non veniva pronunciato, non veniva scritto sui giornali, alle battaglie sul piano politico, la stagione che portò alla elezione di Enzo Bianco a sindaco di Catania, il patto per Catania, cioè stagioni di assoluto protagonista, cioè Città Insieme era un interlocutore di questa città, era un interlocutore pesante, i politici andavano alle riunioni di Città Insieme per confrontarsi e spesso in quella stagione ci fu un momento in cui gli assessori venivano decisi sulla base di un dialogo che c'era con questa piccola associazione che aveva assunto un ruolo che probabilmente, consentire di dire, in quegli anni forse era sopravvalutato, cioè era anche, e qui c'era probabilmente qualcosa che doveva far pensare, era sovradimensionato, c'era un che di inganno in quel sovradimensionamento della considerazione di Città Insieme, che poi successivamente ha vissuto una stagione di grande disillusione anche sul piano dei rapporti con la politica e con lo stesso Enzo Bianco che diventò sindaco in quella stagione e complessivamente col centro-sinistra. Ora voglio dire, questa è la situazione. Da un lato Città Insieme, che è l'espressione massima della società civile a Catania, ma anche altri movimenti della società civile in altre realtà d'Italia che vivono questo momento di stanchezza, dall'altra parte il grillismo. Siccome questa è un'occasione per vedere se questa società civile a Catania è definitivamente morta, oppure se c'è possibilità di recuperare un percorso, ecco, per prospettare altri 20 anni, io vorrei che quello di questa sera fosse una sorta di test di esistenza in vita della società civile. Ecco perché è importante che non ci siano delle relazioni e dall'altra parte un pubblico che ascolta. Ma ci saranno dei brevissimi interventi, io direi, professore, di 10 minuti ciascuno per i relatori, dopodiché diamo voce al pubblico e vediamo se questo test di esistenza in vita, anche dalla vivacità delle domande, da buoni frutti, oppure dobbiamo sentenziare che ormai per la morte è finita la società civile a Catania. La voglio dire così pesante, cercando anche di provocare un po' gli esponenti di Città Insieme. Io, per stimolare questo primo giro di brevissimi interventi, ecco quindi questa riflessione, perché da un lato c'è questa stanchezza dei movimenti di società civile in tutta Italia, dall'altro lato assistiamo al fenomeno del grillismo. Io come osservatore noto una cosa, non so se poi anche voi siete d'accordo, una differenza tra i movimenti di società civile che c'erano che facevano parlare di sé fino a qualche anno fa in grillismo, vedevo molto più protagonismo, cioè i partecipanti a quei movimenti erano molto protagonisti, invece oggi assistiamo al fenomeno del grillismo in cui è un fenomeno per certi versi mediatico, mi sembrano più spettatori di un evento in cui Grillo è il mattatore. Questa è la primissima considerazione che mi viene da fare, però io vorrei chiedervelo a voi, come si conciliano questi due momenti, stanchezza da un lato e poi dall'altro lato questa esplosione di questo fenomeno. Comincerei con il
professor Faccio Parti, che ha più voce in capitolo per parlare rispetto alla società civile. La mia risposta è abbastanza semplice. Il governo Berlusconi, con la sua inverosimilità, nessun paese democratico al mondo avrebbe tenuto alla presidenza del Consiglio un monopolista televisivo senza batter ciglio come hanno fatto gli italiani, ha generato un livello di mobilitazione sorprendente per tutti, per i movimenti stessi, per i partiti del centro-sinistra, per tutti. Questo livello di mobilitazione era una cosa in un certo senso naturale e obbligata. C'era un sorreggiamento della mobilitazione. Il governo Prodi, che noi consideriamo con una certa fatica, però sostanzialmente lo consideriamo il nostro governo,